Ciao ragazze e ciao ragazzi, eccoci qua con un nuovo video richiesto da voi che mi avete chiesto veramente veramente tantissimo perché vi ho fatto di recente video, quelli là in cui ho parlato un po' della mia alimentazione, di quel post che ho fatto dimagrire senza dieta. Ho parlato anche un po' nella seconda parte del video sulla magrezza, insomma tutte queste cose qua, anoressia, un po' tutte queste cose che mi sono voluta un po' chiarire con voi. Vi lascio il link comunque dei due video in questione nel box informazione, e tante persone in seguito a quel video nei commenti, ma anche su Instagram e su Facebook, sui vari social, mi hanno chiesto appunto di fare un video in cui vi spiego un po' la mia fitness routine, insomma, cioè praticamente cosa faccio per stare in forma proprio nella mia settimana, quali sono appunto, come mi organizzo con la palestra, la mia fitness routine, appunto, che è un video che va molto in voga qua su YouTube, quindi ho pensato di farlo. Allora ragazze, in questo periodo io sto andando in palestra, è già da un po' di tempo che frequento assiduamente con costanza la palestra. A volte mi alleno anche a casa, però pagando comunque un'iscrizione, un abbonamento in palestra, vado quasi sempre in palestra appunto per sfruttare appunto questo abbonamento. In passato, come sapete, vi ho fatto anche numerosi video di esercizi per allenarsi a casa, anche se poi comunque parecchi esercizi li svolgo anche uguali, come ho fatto vedere in quei video, in palestra. L'allenamento che faccio io è un allenamento per potenziare, quindi per mettere massa muscolare e quindi non per dimagrire. Ovviamente questo video è soltanto per condividere con voi, insomma, quello che faccio io perché me l'avete richiesto, ma non è per dare nessun insegnamento, perché poi ognuno deve fare quello che va bene per se stesso. E in palestra ci sono appunto i personal trainer che ti fanno la scheda specifica per te, quindi voi dovete trovare quello che va bene per voi, ma soprattutto quello che vi piace. A me piace tantissimo andare in palestra perché io mi piace anche appunto sollevare i pesi, fare queste attività molto pesanti. A me piace veramente veramente tanto, e mi piace anche correre, però io per esempio corro poco, faccio poco cardio, insomma cardio tipo tappeto, corsa, queste cose qua non lo faccio molto, sia perché comunque ho problemi alla schiena, quindi non posso correre, tutti questi saltelli mi fanno male, e sia perché mi farebbe troppo dimagrire e perdere peso, mentre invece io devo mettere massa muscolare, quindi devo fare cose per potenziare. Perciò vi dico che poi la fitness routine deve variare da persona a persona. Comunque vi dico quello che faccio io. Allora, io vado 3 o 4 volte alla settimana in palestra, poi in base agli impegni, insomma, cerco di andarci 3 volte. Poi se riesco ad andare anche una quarta volta, faccio principalmente Pilates il quarto giorno, tipo il venerdì vado là, mi riposo e faccio Pilates. Diciamo che quindi 3 giorni in cui vado sicuro in palestra, faccio sala attrezzi, insomma, quindi mi alleno con le macchine e quindi faccio sollevamento pesi, mi alleno le gambe, un giorno alleno le gambe, i glutei, e quindi faccio leg day principalmente con appunto gli attrezzi, faccio la leg extension, ad esempio, vi dico qualcosa, no? Poi ovviamente se andate in palestra sicuramente li conoscete questi macchinari, faccio la leg extension, glutei machine, faccio anche gli squat appunto da ferma con i pesetti, quindi che vi dico come quelli che facevo a casa, uguali, e quindi faccio tutte queste attività che mi servono per potenziare e per mettere massa, e faccio esclusivamente un 10 minuti, un quarto d'ora di riscaldamento sul tappeto, solo appunto per riscaldarmi. Se proprio voglio fare qualcosa di cardio, perché proprio ho ancora tanta energia, quindi voglio fare qualcosa, faccio il tappeto, però, e ve lo consiglio sta cosa, se magari siete come me, che non volete bruciare, però volete tonificare, appunto mettere massa, quindi fare un bel gluteo tondo a panettoncino. camminata sul tappeto inclinato, massima inclinazione, anche lento, perché questo è molto molto tonificante, piuttosto che la corsa, quello molto veloce, o camminata svelta, quello serve invece a chi vuole dimagrire. Ok, quindi vi ho detto cosa faccio io, oppure c'è anche un'altra cosa, c'è anche la scala, gli scalini, che anche quelli là fatti tipo non tantissimo, 5 minuti, 6-7 minuti, servono anche per tonificare il muscolo, quindi anche quello a volte se mi va lo faccio. Altri 2 giorni che vado in palestra alleno un giorno le braccia e le spalle e un giorno la schiena, quindi faccio tutti gli esercizi appunto con le macchine, con i pesetti, ovviamente nulla di troppo pesante, perché comunque
comunque vi ho detto che ho problemi alla schiena, infatti diciamo che la scheda mia è frutto di esperienza di personal trainer, la mia, perché comunque me la sono fatta fare da delle persone esperte, e poi anche io stessa mi sono informata tantissimo e anche io stessa ho eliminato tutti gli esercizi che mi possono fare male alla schiena, faccio insomma, me la so proprio costruita mia, quindi è perfetta, mi trovo benissimo così. E così dovete fare anche voi, dovete fare quello che va bene per voi e che vi piace, con l'aiuto appunto dei professionisti. Ovviamente poi faccio a fine scheda, faccio sempre anche gli addominali, sono quelli che vi ho fatto vedere anche qua su YouTube, vi ho fatto il video, sono sempre gli stessi, quindi faccio i crunch a terra, non utilizzo quasi mai le macchine per gli addominali, preferisco farli a corpo libero appunto per non affaticare troppo la schiena, e poi li trovo molto molto efficaci i crunch fatti in questo modo. Poi, parlando invece delle altre cose che faccio, quindi oltre alla sala, io seguo sempre assiduamente un corso di Pilates che adoro tantissimo, e se non l'avete fatto mai, ragazze, provatelo. Chi come me ha problemi alla schiena è straconsigliato, qualsiasi tipo di problema alla schiena va bene, ma per esempio anche qualsiasi altro tipo di persona fa bene tantissimo per la postura, quindi ti fa avere una corretta postura. Poi proprio in accoppiata all'attività in palestra ci vuole una cosa tipo il Pilates, nuoto, lo yoga, che ti distendono, perché la palestra i muscoli insomma si accorciano un pochino, quindi stai sempre un po' contratto, invece questo ti distende. Io adoro tantissimo il Pilates, è super rilassante con tutti questi esercizi di allungamento, e ho visto molti molti risultati, mi diminuisce tantissimo i dolori, mi fa stare bella dritta, quindi ve lo straconsiglio. Anche mia sorella, che magari lei aveva le spalle sempre un po' curve, ti stende tutte le spalle, te le apre, quindi molto bella postura, e anche per l'addome, ragazze, il Pilates fa molto per l'addome, appiattisce la pancia il Pilates e fa uscire gli addominali, perché sono degli addominali fatti in modo intenso, leggeri, però sono intensi, vi assicuro che tutta l'azione del Pilates fa benissimo, anche per stare in forma, anche se è una lezione molto rilassante, soft, comunque fa molto anche a livello muscolare. Quindi queste sono le cose che faccio io semplicemente, anche soprattutto adesso che andando incontro all'inverno, insomma, purtroppo non posso fare passeggiate, corse all'aperto, e quindi vado in palestra automaticamente. E ogni tanto faccio anche qualche nuotatina, perché mi piace comunque fare nuoto, mi piace tantissimo, quindi lo faccio anche. Questo è quello che faccio io come attività sportiva. E ovviamente voi, magari se vi fate un'iscrizione in palestra, potete anche fare dei corsi, se volete bruciare, se avete necessità di perdere dei chili, quei corsi tutti intensivi tipo la fitbox, io l'ho fatta, quella con andare pugni e calcio, quella mi piace tantissimo, corsi di aerobica, il pump, insomma la zumba, ci sono tanti tanti corsi che sono molto molto belli da seguire, quindi ve li consiglio soprattutto se volete perdere peso. Quando vado in palestra il mio allenamento dura in tutto un'oretta e mezza più o meno, quindi non tantissimo, un'oretta e mezza compreso il riscaldamento all'inizio e qualcosina tipo 10 minuti di tappeto in salita alla fine, quindi poi ce la prendiamo con comodo, quindi non è tanto, però è molto intenso quello che facciamo, è molto molto efficace. Ovviamente per quanto riguarda la fitness routine ci sarebbe anche da parlare un po' dell'alimentazione, che ovviamente io seguendo corsi appunto per potenziare la mia massa muscolare, seguo anche un'alimentazione appunto specifica, proprio molto ricca, insomma, proprio per crescere, tonificarmi muscolarmente, perché comunque se non mangi non ti esco praticamente mai i muscoli, quindi io, come sapete, mangio molto, e mangio molto anche prima di andare in palestra, ma anche dopo, perché vi dico questa cosa, mangiare molto dopo la palestra serve tantissimo, anche i carboidrati, praticamente dopo la palestra tutti i carboidrati che tu mangi servono tantissimo a costituire i muscoli, quindi il vostro pasto principale, quello più abbondante e più ricco, deve essere dopo la palestra, quindi praticamente non è vero niente che la sera non si possono mangiare carboidrati perché sennò si ingrassa. Io sono la prova vivente, perché praticamente io andando in palestra il pomeriggio tardi in serata, a volte vado in palestra tipo alle 8, 8 e mezza di sera,
e ceno anche alle 10 alle 11 di sera. E posso assicurare, quando torno dalla palestra praticamente mangio tutto, tantissimo, carboidrati, mangio anche il tavolo con le sedie, non vabbè scherzo, però mangio veramente tanto, anche tanti carboidrati, perché proprio carboidrati e proteine sono quello che vi serve dopo la palestra per costituire i muscoli, e quindi è il pasto mio principale, quello più abbondante. Io lo praticamente lo faccio la sera quando torno dalla palestra. Ovviamente poi per quanto riguarda l'alimentazione vi rimando al mio secondo canale, quindi il canale di cucina con ricette sane e leggere, e casomai vi lascio il link in sovraimpressione dove ho fatto tante tante ricette, appunto per stare in forma, di merende, vi dico tutto là, vi faccio vedere tutto, vi ho fatto anche dei video di cosa mangio in un giorno, quindi potete vedere tutta la mia cibo routine invece di fitness routine, insomma sì, proprio cosa mangio in un giorno, quindi vi faccio vedere proprio tutto. E niente ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, fatemelo capire e lasciatemi dei commenti, fatemi sapere, voglio tanto tanto sapere da voi com'è la vostra fitness routine, quindi cosa fate voi, confrontiamoci, se volete scambiare consigli tra di voi, come sapete sono sempre molto molto curiosa e voglio che questi video siano uno spunto appunto per crescere e informarci assieme. Crescere e informarsi assieme. Crescere e informarsi assieme. Crescere e informarsi assieme. Informarci, informarsi, informarci assieme. Vi mando un bacio. Ciao.